prima fila con i Viola del Coyote e Rossi dell'Extreme, questi i protagonisti che si daranno battaglia in questa 52esima Coppa Terme Trofeo Giuseppe Raggi. Il Coyote tenta subito la fuga per evitare che uno scorrevolissimo Extreme possa assorbirgli la sia e portarsi giù nella parte finale dandogli fastidio per l'arrivo. Riesce la missione in partenza a Davis Lally, che prende 10 metri di vantaggio sui Rossi dell'Extreme, e c'è un buco di 15-20 metri nelle posizioni di retroguardia. Gruppo di retroguardia formato da Porth, Spider, Wild, Spin, Purslane, Gold One e Apollo 11, tutti verso la fonte della Fegatella, tutti a cercare di portare a casa questa Coppa Terme 2009. Ancora il Coyote, che quando vede la fonte allunga ancora un po' la discesa, gli porta sicuramente vantaggio, mentre si appaiono in tre macchine addirittura verso la Fegatella e in fondo formano un bel trenino. Coyote che saluta la Fegatella e trova ancora un po' di vantaggio al bocciodromo. E immediatamente dietro a questi due protagonisti c'è il gruppo ad inseguire, il Porth che mantiene la terza posizione e appaiati il Wild, la Spider e lo Spin. Arrivano anche Apollo 11, Purtrain e Gold One che non demordono. Coyote che dopo la S del bocciodromo verso la piscina inizia a perdere leggermente alcuni centimetri rispetto a un Extreme che viaggia forte e dietro ancora si lotta per la quarta posizione. Coyote ancora, Davis Lally si alza, agguanti i mantoni e scende con una falcata enorme e lancia via la macchina verso il parco delle terme. L'Extreme invece continua ancora con l'uomo sopra, 20 metri in più per loro di scorrevolezza con l'uomo sopra. Lancia anche il Porth, lanciano tutti gli altri appaiati che lottano per la quarta posizione. Una pausa lunghissima e arrivano anche le ultime tre macchine di questa gara. Qui arriva la fase cruciale della gara. Insegue lo spingitore del Coyote la macchina, ma non riesce a questo punto a prendere. La macchina prosegue verso il parco delle terme, sembra che comunque ormai la gara sia decisa. L'Extreme però capisce che c'è qualcosa che non va. Il Coyote a questo punto senza l'uomo qualche metro lo perde. L'Extreme si porta completamente sotto e voltiamo dentro, dove ormai si avvicina il Natale per l'Extreme. L'uomo del Coyote è sul lato sbagliato della strada, attraversa, è preoccupato di quello che succede, per non andare contro l'Extreme finisce contro la sua macchina. L'Extreme con una manovra di Nitti molto veloce riesce a limitare i danni, sbattono le due ruote assieme e ci ritroviamo con l'Extreme con una ruota completamente ondulante che però viaggia verso l'ultimo tornante per portarsi a casa la Coppa Terme 2009. Dietro c'è un Porth invece che mantiene la terza posizione saldamente in mano, lancia dentro tranquilli. Il Wild ha conquistato la quarta, la Spider ha conquistato la quinta e lo Spin in sesta posizione. Cambi perfetti nelle retroguardie, quello che non è successo invece per le due protagoniste davanti. Entrano tutti gli atleti, entrano tutti in colonna molto bene e arrivano anche gli ultimi tre protagonisti, Apollo 11, Portlane che nell'entrata riguadagna la sua posizione e il Gold One che entra con tutto il suo oro nel parco delle terme. Ultima curva e qui il Coyote non ci fa mancare niente perché decide anche di rischiare il secondo posto. Fortunatamente è molto indietro il Porth e fa la curva molto larga e quindi l'Extreme viaggia verso il traguardo festeggiando. Non lanciare, non lanciare! Piano, piano, Extreme! Extreme che arriva, piano, non lanciare! Coyote in seconda posizione, vieni calmo, non lanciare! Porth in terza, non lanciare, frena, frena! Wild in quarta! Spider e Spin, quinta e sesta posizione! Apollo 11 e Purslane, passa l'Apollo 11, frena, 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 frena! E Gold One a chiudere!